La cosa che l'ha colpita di più? La sinergia che c'è tra tutte le istituzioni che erano al tavolo del comitato. Tutti lavorano per uno stesso fine, che è il territorio. A Roma porterà dei problemi, ma ci riporterà delle soluzioni? Prossimamente. È la stessa ministra dell'Interno Lamorgese a fare la sintesi della sua lunga giornata casertana, iniziata questa mattina in prefettura a Caserta, dove ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblici, affrontati i temi purtroppo classici, l'infiltrazione camorristica, l'aumento dell'usura e delle infiltrazioni nelle imprese, soprattutto dopo la crisi, focus particolare su Castel Volturno, immigrazione clandestina e ovviamente ancora infiltrazioni camorristiche. Poi, intorno alle 2 del pomeriggio, la ministra ha visitato questa fattoria dei sogni a Sessa Urunca, bene confiscato alla Camorra, e in particolare si è soffermata nel reparto conserve. Lavorando in rete con le altre cooperative del consorzio NCO, appunto a filiera riusciamo a garantire una varietà di prodotti e all'interno poi del famoso pacco alla Camorra inseriamo, che è diventato famoso. Ce l'ha insegnato Olga, che sta qui presente, quando un giorno ci disse: io quando vado a casa e faccio questo prodotto capisco che Olga vale. Ci rimandò il significato. Il significato di quello che significava il valore del lavoro e la possibilità di riprendersi in mano la propria dignità attraverso il lavoro. Ma questo viene dopo, signor Ministro, però, perché prima viene la qualità del prodotto, perché la sfida viene prima su quello.